Si sta per fare luce sull'omicidio del pentito Pasquale Gagliostro. Ne è certa la DDA Regina, guidata dal procuratore vicario Gaetano Paci, che sta coordinando le indagini svolte dai carabinieri. Il collaboratore di giustizia, conosciuto con l'alias di Pistolero, nel passato era affiliato alla potente cosca di 'Ndrangheta dei Parrello di Palmi. Il 54enne è stato ucciso il 2 agosto scorso e dalle tracce biologiche presenti sulla scena del crimine, gli inquirenti hanno raccolto elementi preziosissimi per la risoluzione del caso. Gagliostro è stato freddato nel proprio terreno in contrada Garanta. Il killer lo ha attirato con uno stratagemma, ha liberato il cavallo nell'agrumeto confinante con la casa del collaboratore. Una trappola in piena regola. Gagliostro è stato sparato al torace e all'addome con un fucile. A lanciare l'allarme in quella calda mattina è stata la sua compagna. All'arrivo dei soccorsi, però, l'uomo era ormai morto. Le indagini si sono subito concentrate sulla figura della vittima, una figura non sempre limpida. All'inizio della collaborazione, grazie alle sue dichiarazioni, gli inquirenti hanno eseguito l'operazione Oro, dove furono fermate 30 persone, e poi blitz contro le 'Ndrine, Gallico e Parrello, ossia le inchieste Orso e Alchemia. In alcuni casi però Gagliostro non fu ritenuto utile, ad esempio nell'ambito dell'indagine 'Ndrangheta stragista, che ha fatto luce sull'uccisione dei carabinieri Fave e Garofalo. Adesso quindi, dal sesto piano del Palazzo di Giustizia Regino, starebbero arrivando i primi risultati. Il killer del pentito Gagliostro potrebbe avere presto un volto e un nome. Angela Panzera per la CNews 24.